Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Su Voci.fm il dottor Giacomo Fabbri, odontoiatra specializzato in protesi dentarie e socio AIOP, Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. Benvenuto, spero di aver detto tutto giusto. Sì, ha detto tutto benissimo, grazie, grazie a voi per l'invito. Grazie a lei per essere qui con noi. Allora, prima di entrare nel merito, insomma, del rapporto tra il suo lavoro e la voce, perché noi di Voci.fm siamo interessati soprattutto a questo, diciamo subito che 25 e 26 marzo saremo a Rimini, dove si tiene un importante meeting, appunto AIOP, su aspetti molto specifici che riguardano i vostri pazienti. Diciamo che il titolo è: il mio paziente riuscirà ad adattarsi a questa protesi, quindi è tutto un programma, si sposta l'attenzione ed è molto bello sul paziente, e quindi si parlerà anche di come una protesi possa appunto impattare, diciamo, sulla nostra vita quotidiana, no? Sulle cose normali che facciamo tutti i giorni, e si parlerà anche di fonetica e di voce, per cui noi di Voci.fm non potevamo mancare. E adesso ci racconti cos'è AIOP esattamente, cosa rappresenta e di cosa si occupa. L'AIOP è un'accademia scientifica che è nata nel 1979 e rappresenta da sempre in Italia e non solo l'eccellenza e un riferimento di odontoiatria protesica, appunto. Si occupa di promuovere la salute e il benessere dentale, in modo specifico appunto riguardo la componente protesica, questa specifica disciplina. E tutti gli anni AIOP organizza congressi molto importanti in Italia, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Ed è per questo che appunto è una delle accademie italiane più note anche all'estero. Anche quest'anno, come tutti gli anni, AIOP sta organizzando due congressi molto importanti, uno dei quali appunto sarà Rimini, ed è quello che appunto lei ha menzionato poc'anzi. E ha un titolo estremamente interessante perché si occupa proprio di tanti aspetti che ruotano intorno al paziente, come anche la fonetica, che è un punto saliente nella nostra attività clinica, in quanto realmente le riabilitazioni protesiche possono influire positivamente o negativamente sulla fonetica del paziente. Quindi veramente una bella iniziativa di AIOP di toccare questi argomenti nel prossimo congresso di Rimini. Ecco, quindi per questo avete deciso di affrontare questa tematica, no? La fonetica in questo vostro congresso, perché è una cosa molto frequente, cioè può essere influenzata la fonetica, e quindi diciamo il nostro modo di parlare, da una terapia odontoiatrica e quindi da una protesi. Certamente, noi difatti quando dobbiamo pianificare un trattamento è fondamentale proprio prendere spunto dalla fonetica per la fase diagnostica e anche nella fase di progettazione. E una protesi che si integra perfettamente all'interno del paziente è una protesi che consente al paziente non solo di sorridere e di masticare ma anche di parlare, quindi ci deve essere un'integrazione a 360 gradi, e realmente una protesi ben fatta deve consentire un eloquio, una fonetica corretta. Molte volte quando una protesi ha dei limiti di varia natura può alterare in piccola parte anche la fonetica del paziente, quindi è molto importante sapere cosa fare, come intervenire per correggere questi piccoli difetti. Un piccolo esempio se lo può fare? Le è capitato ovviamente che un paziente si sia venuto a lamentare, tra virgolette: dottore, guardi che io adesso, che ne so, mi è venuta la zeppola, oppure non riesco proprio a rotare la R. Certo, ma è proprio così, cioè ce ne potrebbero essere tanti di esempi, però fatto sta che noi ogni qualvolta interveniamo nel cambiare i volumi dei denti, e spesso accade perché molte volte chi si rivolge dal dentista è perché ha perso i denti o li ha consumati o deve posizionare denti che sono stati persi tanti anni fa, quindi andare ad occupare questo spazio nuovamente richiede un adattamento del paziente, nonché proprio la necessità di verificare che i nuovi volumi che noi andiamo a progettare siano ben integrati funzionalmente anche nella fisiologia del paziente. Quindi realmente, come lei ha detto, una protesi con un volume troppo importante può creare dei disturbi fonetici a specifiche parole, ci possono essere anche problemi nella pronuncia della lettera S, per esempio, che è un fonema molto particolare, e quindi realmente è un aspetto che a me piace molto questa collaborazione che è nata tra voi ed AIOP. Io sono qui a rappresentare AIOP appunto in qualità di socio attivo, ma è molto interessante perché realmente le protesi dentali intervengono anche sulla fonetica in modo significativo. Certo, poi è molto importante soprattutto chi fa un lavoro di voce, quindi noi ci occupiamo naturalmente di doppiatori, speaker radiofonici, insomma artisti e tutti coloro che lavorano con la voce, e quindi ok, devo rimediare diciamo a un problema che ho nella mia bocca per quanto riguarda i denti, ma non è che posso smettere di lavorare o posso andare a lavorare con la FCFI.
giusto? Esattamente, ma non le nascondo che anche il paziente comune, insomma, che non lavora con la propria voce, è estremamente, estremamente sensibile all'aspetto fonetico, perché ovviamente una voce che non è sicura automaticamente può testimoniare un qualcosa di artefatto o un qualcosa che non va, quindi il paziente in generale ci tiene tanto a funzionare bene a 360 gradi anche da un punto di vista fonetico. Di sicuro che poi lavora con la voce ha un motivo in più per essere molto attento a questo aspetto. Certo. Allora, ringraziamo il dottor Giacomo Fabbri per queste importanti e interessanti risposte. Diamo ovviamente appuntamento a Rimini 25 e 26 marzo per il meeting IOP. Il mio paziente riuscirà ad adattarsi a questa protesi, del quale noi di Voci.fm siamo orgogliosamente media partner e la ringraziamo. Buon lavoro. Grazie a voi, grazie davvero. A presto, buon lavoro anche a voi. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.